Hanno età diverse, storie diverse, arrivano da ogni parte d'Italia. Tra le donne alcune portano un bambino in grembo, altre in braccio. Ma tra di loro c'è anche un elemento forte che li accomuna tutti. È la voglia di uscire dal tunnel, di riaffermare se stessi nella società, di tornare a vivere la vita, quella vera. Li abbiamo incontrati durante il laboratorio d'arte, un'altra occasione per loro di tirare fuori tutta la loro personalità e comunicarla ai compagni e a se stessi. Le loro storie commuovono perché parlano della capacità di rialzarsi, come Paolo che nella comunità ha trovato l'amore ed ora sta aspettando un figlio. È la cosa fondamentale che sono arrivato pensando di conoscere l'amore e invece mi sono accorto che sia la mia ragazza che il mio bambino mi stanno insegnando appunto che cosa sia l'amore. Quindi sono giunto all'apogeo della battaglia, alla lotta per sconfiggere il falso essere interiore e per suggellare la rivoluzione mia propria spirituale e per oltre ricevere imparare a darlo nella maniera in cui lo sto ricevendo. La cosa che sicuramente mi sentirò di dire a mio figlio è che tutto il mio percorso di sostanze alla fine mi ha portato a un punto dove stavo rischiando di perdere la cosa più importante che era la mia famiglia, il mio bambino, la mia ragazza e quindi gli dirò semplicemente questo, che questa strada poi ti porta a piano piano perdere tutte le cose importanti di questa vita. Oppure Michela, che tempo fa aveva perso la possibilità di accudire le proprie figlie, ma oggi vuole ribadire a loro e al mondo che dal tunnel si può uscire e si può rinascere. Oltre che ai riguardi della mia coscienza, per me è importante un riscatto, anche che loro sappiano che sono un'altra persona e che si può anche, se si cade, rialzarsi. Inoltre qui sto già ritrovando una dimensione molto importante che è quella del lavoro, perché da poco dopo che sono entrata ho iniziato a fare degli stage, adesso ho un contratto di 6 mesi, un contratto vero di lavoro e mi dà molta forza, perché anche quello è probabilmente una cosa che ti può dare quel minimo di libertà e non essere costretti a vendere del proprio, per cui per me è un'esperienza arrivata anche alla mia età molto molto importante, comunque, che non avrei potuto fare nella mia condizione. Ecco, trovo il buono in questa cosa non buona che è la mia condizione. Quindi tu sei la testimonianza che si può rinascere sempre. Sì, 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 meglio tardi che mai e comunque mai dire mai, sì, sì. A fianco dei ragazzi ci sono gli educatori, persone che quotidianamente condividono con loro gioie e dolori e li accompagnano nel loro cammino di crescita personale. Il rapporto con i ragazzi, diciamo che è un rapporto che si costruisce nel corso appunto del tempo, in quanto mediamente stanno qui 18 mesi, ma può essere che qualcuno stia qui meno, qualcuno di più. Arriviamo a fare percorsi anche di 2-3 anni, quindi è ovvio che col tempo è un rapporto che va in crescendo. Sicuramente un rapporto fatto anche di sia di conflittualità che di momenti e di equilibrio, e l'apice arriva nel momento in cui diciamo che le forbici fra quelle che sono le loro aspettative e quello che vogliamo noi trasmettere per cercare di fargli attuare questo cambiamento a cui loro aspirano iniziano a chiudersi, quindi diciamo che le strade iniziano a prendere una linearità che sia comune.